strutture sportive all'altezza e grande ricettività sono alcuni dei fattori essenziali che hanno spinto la FIS, Federazione Italiana Scherma, a sottoscrivere stamani un protocollo d'intesa col Comune di Montesilvano che da oggi diventa un punto di riferimento per l'organizzazione di manifestazioni internazionali e stage federali per uno sport che ha sempre portato al nostro paese successi e medaglie a livello mondiale e olimpico. Questo significa per Montesilvano tanto, intanto da un punto di vista sportivo, ma anche da un punto di vista del turismo sportivo, perché con questa firma la federazione prende in seria considerazione in futuro la nostra città quale sede di importanti eventi, sia di carattere nazionale che internazionale. Come si è creato questo legame? Diciamo che c'è stato un importante tramite di Alberto Gigante, che in questa sede ricoprirà il ruolo di presidente del comitato, per cui diciamo che è un'attività che ha fortemente voluto lui e che noi come amministrazione insieme al sindaco abbiamo valutato assolutamente positivamente per quello che poi sarà l'indotto che questo accordo potrà generare sul territorio, per cui diciamo che c'è stata una partnership e una condivisione molto importante da parte sia del privato che della federazione, ma anche del pubblico. Noi siamo una federazione che è affamata di impianti, è affamata di strutture ricettive, e quindi Montesilvano sostanzialmente suona un po' il Magic Accordo: c'ha un bel impianto, c'ha delle strutture ricettive di un certo livello, soprattutto variegate, no? Perché poi dobbiamo far conto che chi partecipa alle gare ha la possibilità di fare una scelta anche sulla struttura alberghiera, ha la possibilità di venire anche comoda, cioè quindi è facilmente raggiungibile. Manuela Spica, grande prospetto della Scherma, abruzzese, sei contenta che un centro abruzzese come Montesilvano diventi un punto di riferimento, no, per il tuo sport? Sì, anche perché comunque in Abruzzo lo sport non è famoso come in altre parti della dell'Italia, quindi questo è un onore per la nostra regione. Quali sono le tue aspirazioni, le tue ambizioni? Di sicuro, come tutte le altre, andare alle Olimpiadi, e diciamo che ci sto riuscendo passo per passo, anche perché comunque la Scherma è uno sport che richiede molto impegno.